A margine della recensione, torniamo a parlare di GTA Trilogy, The Definitive Edition. Questa recensione che tanto sta facendo parlare e che nei giorni scorsi, diciamo nelle ultime 24 ore, ha fatto esplodere uno scandalo incredibile. Uno scandalo però, come dice lo stesso titolo di questo video, prevedibile. E vorrei fare con voi un discorso che toccherà sia questa trilogy, rimasterizzata, eccetera, sia Rockstar in maniera un pochino più ampia. Ponendo lo sguardo di tutti noi verso una riflessione, secondo me, doverosa, ma ci arriveremo. Rimaniamo un attimo sulla trilogy. Allora, sta trilogy che io ho provato, vi ricordo, su PS5, a quanto pare la miglior versione in circolazione, e Switch, è una trilogia abbastanza problematica che su altre piattaforme che io non ho provato, PC su tutte, ha avuto dei problemi enormi, che hanno portato addirittura alla rimozione temporanea dei giochi dalla piattaforma. Una situazione al limite, una situazione abbastanza ridicola se vogliamo, perché effettivamente tutto t'aspetti tranne che un'opera di riproposizione si traduca in un caos simile. Ma questa trilogy, come peraltro vi raccontavo, non è proprio esente da difetti, anzi, al di là di una componente stilistica che non ha entusiasmato, e ne abbiamo parlato ma ancora molto prima della recensione, diciamo che i problemi sono parecchi. Vi ho raccontato del problema legato al frame rate, di cui peraltro nessuno sembra aver parlato o nessuno sembra essersi accorto. Vai a capire perché. Perché tutti sono proiettati a parlare di pioggia fatta male, delle scritte con i refusi e dei modelli che non sono particolarmente affini a quello che era lo stile dell'originale. Sì, per carità, sono problemi evidenti, ma considerando che gran parte dell'ottimizzazione tecnica è avvenuta mediante IA, era tutto abbastanza prevedibile. Nel senso, c'è gente che sta lamentando delle compenetrazioni, di tutta una serie di problematiche che riguardano prodotti vecchi di 20 anni. Hanno più, hanno meno, tutti e tre hanno 20 anni. Allora, la prima domanda che non giustifica, premetto, perché sennò poi mi tocca staff nei commenti a spiegare tutto, non giustifica il lavoro pigro che è stato fatto, ma la domanda che io voglio porre in maniera abbastanza così, ironica, ma che cosa ci aspettavamo? Che cosa si aspettava la gente? Trattandosi di produzione a metà fra, cioè è più tendente alla rimasterizzazione che al remake. Sì, hanno cambiato l'engine, ma è la remaster, ragazzi. Cioè, mo con tutto il bene. Se poi vogliamo dargli, cioè, il remake come definizione è proprio un rifacimento di, no, acchiappo il codice e lo do a un'IA che me lo applica a un nuovo engine. Quella è una rimasterizzazione, ragazzi. Mo con tutto il bene. Che non rientra nella definizione stretta del termine, ma che gli si avvicina sicuramente di più della parola remake. Ok? Quindi, alla luce di ciò, che cazzarola ci si aspettava che facessero? Cioè, il prodotto è ingiustificabile sotto certi aspetti. Perché mi rendo conto che oggettivamente, per chi lo conosce come me, come tanti altri. Da quel dì è chiaro che uno non può accogliere una riproposizione così pigra col sorriso, specialmente se si trova a pagare la 60 carte. E questa è la base da cui partire. Quindi è oggettivamente un progetto fatto tanto per, è oggettivamente un progetto che non riesce a, se vogliamo, dare pieno lustro a tre delle opere più belle che siano state lanciate negli ultimi 30 anni. Però aveva come scopo che, cioè, lo scopo di Rockstar con questa riproposizione, con questa trilogia, qual era? Regalare al mondo un'opera indimenticabile? No, era riproporre a un pubblico più vasto opere vecchie senza spendere granché. Ed era chiaro che fosse così. Era chiaro dal trailer in stile The Sims, con questa veste grafica un po' più cartunosa, di cui abbiamo parlato tante volte. Cioè, io non avevo grandi aspettative e vi posso dire personalmente l'elemento che più mi è che più non mi è piaciuto è proprio il frame rate velocizzato. Il resto me lo aspettavo. Ecco perché non ho voluto dare troppo peso a, perché era se vedeva che era una produzione di quel tipo che avrebbe avuto quelle problematiche. Cioè, se io mi mangio il pomodoro, non mi posso lamentare che non sa di cioccolato, perché è pomodoro. Che, ripeto, non vuol dire giustificare Rockstar, ma vuol dire semplicemente avvicinarsi alle cose per quello che sono. Ora, bug, glitch e cose che hanno caratterizzato la versione PC in maniera, diciamo,
preponderante non sono giustificabili e denotano proprio il fatto che nessuno ha controllato praticamente niente, ok? Però, cioè, io ripeto, che cosa ci aspettavamo? E qua arriviamo alla riflessione che vorrei fare, perché ho definito questo scandalo prevedibile. Quanti anni so che Rockstar ripropone sempre la stessa cosa? E quanti anni so che il mondo la compra? Cioè, un'azienda che è stata abituata dal suo pubblico a prendersi qualsiasi cosa, a ricomprare ossessivamente, in maniera compulsiva, lo stesso dannato prodotto per quasi 10 anni, ci stupiamo che faccia una produzione pigra. Che, ripeto, non vuol dire giustificare Rockstar. Prima che qualcuno strumentalizzi quello che dico per far passare un messaggio diverso. Io però sono abituato a ragionare da una prospettiva un pochino più ampia e non concentrandomi solo sul dito, ma guardando anche quello che c'è dietro. Una compagnia che per quasi 10 anni ha riproposto GTA V in tutte le forme, in tutte le salse, e si è trovata di fronte a un mercato che lo ha puntualmente comprato, regalandogli record di vendite continui su ogni piattaforma, su ogni riedizione, e che adesso sicuramente gli farà rifare il botto non appena il gioco uscirà, pure su next gen, perché adesso vogliamo scommettere che il gioco non andrà bene su PS5 e Serie X con la versione, che non ci faranno mille serie e la minchiata di qua e il roleplay di là e quella che non sarà primo su tutte le piattaforme di content creation, in streaming, tutti a giocare. No, tutti, ci avrà un successo planetario, dimostrando a Rockstar una volta in più che può fare il minimo sforzo e guadagnare l'ira di Dio, ok? Se uno dà questo messaggio al settore che crea, non può poi stupirsi se il settore che crea si impigrisce progressivamente. È lo stesso problema che caratterizza FIFA. Se ogni anno Electronic Arts crea un FIFA che fondamentalmente, sotto tanti aspetti, brilla per pigrizia e ripropone sempre le stesse problematiche, denotando quanto poca attenzione si ponga nei confronti di certi bug, di certe problematiche interne, di certe modalità, eccetera, non ci si può stupire a fronte di un enorme successo che l'anno dopo le cose siano ripetute un'altra volta. Io tante volte e da anni mi ritrovo qui a parlare del senso di responsabilità che il consumatore ha verso se stesso. Allora, se io mi compro tutto quello che fanno ogni santa volta, che messaggio mando? Che mi piace quello che fanno. E siccome non parliamo di aziende che fanno filantropia, ma di aziende a scopo commerciale, è normale che ogni volta che riescono ad abbassare l'asticella, provino ad abbassarla ancora di più, per massimizzare i profitti e limitare le spese. Allora, questa remaster, questa trilogia riproposta, è il prodotto di 10 anni in cui il mercato ha accettato la qualunque, senza mai soffermarsi su niente, ma semplicemente aprendo il portafoglio e dicendo pia quanto vuoi. Questo è il concetto che, ripeto, non giustifica minimamente la pigrizia che ha caratterizzato la produzione, che non giustifica minimamente i bug, i problemi, i crash che ci sono stati, specialmente su altre piattaforme, perché io su PS5 non ho crashato una volta in 15 ore, non li giustifica, però li spiega. Allora, io sono qua non per fare sensazionalismo, non sono qua per fare il capopopolo di nessuno, sono qui per raccontare e analizzare il suo settore da prospettive diverse, cercando di fornire degli spunti a chi mi ascolta, anche banalmente per fare due chiacchiere, perché poi quello è poi lo scopo ultimo dell'attività mia e di chiunque altro, far due chiacchiere, intrattenere, passare del tempo insieme. Quindi, alla luce di questo, sì, onestamente, se avessi speso 60 euro per la versione PC e mi fossi trovato di fronte a un prodotto buggato, glitchato, che peraltro mi è stato anche reso indisponibile per un tot di tempo, in cui la colonna sonora, addirittura, ecco, per farvi capire la pigrizia che ha caratterizzato la produzione, la colonna sonora, che è stata privata di alcuni brani perché sono scaduti i copyright, su PC hanno scoperto che non sono stati rimossi i brani, ma sono stati semplicemente disattivati. Che cosa gli vuoi dire? Anche il discorso poi delle... Ecco, parliamo un attimo
specificatamente di alcune cose, i refusi che ci sono sulle scritte, le cose, eccetera. Cosa è successo? Perché ci sono? Perché in pratica, cerco di spiegarlo in maniera estremamente semplice, il lavoro di ottimizzazione tecnica è avvenuto mediante IA. Questo ha fatto sì che le scritte fossero analizzate da un IA, non da un essere umano. Siccome all'epoca le texture erano molto brutte, molto poco definite, l'IA alcune volte non è stata in grado di leggere e ha riscritto quei testi nella maniera migliore possibile secondo l'IA. Ecco perché sono venuti fuori i refusi, non perché qualcuno li ha scritti male o di fretta, ma semplicemente perché l'IA ha letto quella scritta e l'ha riproposta per quello che pensava che fosse. Cioè, pensare che un'azienda possa riproporre una remaster, perché fondamentalmente, ripeto, quello è, andando a controllare ogni scena, è utopistico. Avrebbero fatto un remake. Se avessero voluto fare un prodotto così curato, avrebbero fatto un remake, non una produzione così. Siccome non hanno fatto un remake, è inutile che ci lamentiamo di quello che una remaster non può essere. Spero di aver reso l'idea. L'unica cosa di cui ci si può lamentare concretamente sono i bug, i glitch, l'aumento del frame rate che ha alterato l'essenza e lo spirito dell'esperienza, come vi ho raccontato nella recensione. Ma sul resto, cioè anche il discorso, tanta gente si è lamentata: questa remaster è un fallimento perché non ci sono le musiche della volta. E se sono scaduti di copyright, ma che... cioè, nel senso, non possiamo... anche lì, si sapeva prima, non è che lo scopri dopo. Per cui io capisco che siamo in una fase in cui siamo tutti incazzati, e va bene, per mille motivi che spesso esulano dal videogioco. Però se una persona prendesse il mondo per quello che è, non per quello che vorrebbe che fosse, e di conseguenza anche un videogioco lo prendesse per quello che è, non per quello che vorrebbe che fosse, e non si aspettasse cose che non sono concretamente possibili, si limiterebbe molto il grado di frustrazione nei confronti di certe produzioni. Cioè, io ve l'ho detto poi chiaramente, dico, se non avete grande interesse verso quest'opera di rimodellazione e non vi interessa la maggior fluidità, l'illuminazione migliorata, eccetera, uno fa prima a tenersi originale. Perché effettivamente ci sono dei problemi, ma ne abbiamo parlato nella recensione. Cioè, alcuni hanno fatto apparire la recensione come una sorta di come posso dire? Inno alla gioia. Non lo era. Se uno ascolta, non lo è. Tant'è che c'è manco il voto. Cioè, è cosa che io do praticamente sempre. Perché non glielo puoi dare un voto a un prodotto così, soprattutto adesso. Quindi, ripeto, era uno scandalo prevedibile. Ma chiudo con la solita... Se vogliamo che qualcosa cambi, dobbiamo concretamente fare qualcosa affinché ciò accada. È inutile lamentarsi col portafoglio aperto. Quando il portafoglio inizierà a chiudersi di fronte a certe produzioni, forse l'industria percepirà il messaggio, gli arriverà alle orecchie e, vedendo meno soldi, cambieranno qualcosa.